Alla fine la cosa che mi piace quando affronto una musica è che sia una musica che parla al mio animo. E in questo senso non c'è musica come quella di Bach che parli all'animo, perché è quella che affronta i grandi temi della vita. Bach è universale, naturalmente, e si rivolge a tutti, naturalmente, perché la sua arte è al di là della religione e della religiosità, perché è profondamente spirituale. Leo, could you please just play a little things of continuo sound from there? And this is what, the whole pipe in the Ruck positive or main organ? Ruck positive. Shall I also show you the Ruhr Yeah? No, I think the other one is better, no? Me too. Yeah. A me sembra che la prima aria di questa cantata straordinaria, Ich bin vergnügt mit meinem Glück, si possa definire forse in qualche modo la ricchezza nella povertà. Floridissima dell'oboe che la inonda di note meravigliose in qualche modo, e dall'altro lato invece c'è un'orchestra abbastanza passiva in qualche modo e che con poche note disegna appunto questa povertà. Sorry, I forgot. Do we want to stop once there, Yes. maybe? Should have switched the places for the Fine. Next time, later. in the concert, we switch. L'effetto sonoro è assolutamente coerente con questa scrittura. Riesce a descriverci come con poco si abbia però al tempo stesso molto. In qualche modo Handel, che rimane musica estremamente consolatoria, in qualche modo prova a distrarci in una maniera sublime dal male di vivere. Bach arriva invece a toglierci questo male di vivere, comunque come fa Handel in qualche misura, però parlandocene. E quindi questa è una cosa impressionante, cioè è come in qualche modo essere trasportati in un'altra dimensione da Handel e quindi vivere in un sogno, oppure riuscire con Bach a vivere questa dimensione anche di dolore in qualche misura, ma a trasfigurarla grazie alla sua musica e quindi alla fine ad avere una consolazione ancora più profonda, io credo.